Ciao a tutti, questo video per approfondire l'argomento riguardo la gelosia durante la fase dell'innamoramento. Qualcuno mi ha detto che non è vero che quando si è innamorati non si è gelosi, ma si è invece gelosi. E invece io sono qui a ribadire che quando si è innamorati, non si è gelosi. Ovviamente io parlo di quell'innamoramento corrisposto che nasce tra due persone dove entrambe appunto si innamorano uno dell'altro. In quel momento, durante questo periodo appunto, le due persone non nutrono gelosia. Perché sono intanto, vivono dentro una bolla, come si può dire, d'amore, no? Che comprende solo loro due, non hanno occhi per nessun altro, perché come dicevo, nell'altro video, nessuno ha potere su di loro, cioè non c'è nessun'altra persona che, possa avere in qualche modo più potere, dell'amata o dell'amato, dell'innamorata. Quindi, è assurdo pensare appunto che ci sia la gelosia nell'innamoramento. Tutti quelle persone, tutti noi che siamo stati innamorati, sappiamo benissimo che quando si è innamorati, non si hanno altri occhi che per, l'amato o l'amata. Si è quindi certi di essere corrisposti e si è certi di che nessun altro potrà in qualche modo subentrare nella coppia. Quando succede invece che si è gelosi? Quando o una persona non si è innamorata e magari crede di esserlo, ma in realtà non è innamoramento, è più un'illusione di innamoramento, è un desiderio di possesso verso l'altra persona, oppure quando si è disinnamorata, oppure quando è, diciamo, nella fase in cui dall'innamoramento si dovrebbe passare all'amore, no? Diciamo che c'è un lasso di tempo che intercorre appunto tra l'innamoramento e l'amore. E che possiamo dire che è un periodo in stand-by, no? Come dire, se sono rose fioriranno, lo si vede proprio lì. E perché? Perché succede che o si passa all'amore oppure si passa al disinnamoramento senza arrivare allo stato d'amore, che è poi quello stato, diciamo, più istituzionale. L'innamoramento invece è ribelle, come si sa, no? Nulla è certo. Allora, quando deve avvenire questo passaggio, dovrebbe avvenire questo passaggio, può succedere che uno dei due si disinnamori, e che sfocia poi magari in una gelosia, perché in realtà, a parte la bassa autostima, no? Di se stessi, perché la gelosia alla fine vuol dire che noi non ci sentiamo unici, non ci sentiamo importanti per l'altra persona, per questo temiamo un rivale o una rivale. Però al di là di questo, succede che la persona che non è innamorata è come se diventando gelosa in qualche modo voglia trovare, se vogliamo, anche un modo per distaccarsi, per allontanarsi, come se si volesse cercare un alibi in pratica. E allora succede proprio che subentra la gelosia, ma la gelosia non c'è mai nello stato dell'innamoramento, c'è sempre, se si verifica, nel momento in cui dovrebbe poi sfociare in amore, poi magari non sfocia perché ci si disinnamora, ci si lascia, eccetera, no? Subentrano poi le prove, no? Le prove d'amore che poi portano ad amare una persona, no?
questo per dire che nel vero innamoramento, quindi corrisposto, la gelosia non esiste. Poi, negli altri casi dove una persona è innamorata e l'altra no, tutto può avvenire, oppure quando è un falso innamoramento, un'illusione di essere innamorati, e perché magari ci si va magari agganciare in certe situazioni, a certe situazioni, a certe persone, allora quella poi è tutta un'altra storia, non posso entrare di tutto là dentro, però questo per dire che a chi mi ha detto che non è vero che nell'innamoramento non c'è gelosia, ma c'è, personalmente penso che sia esattamente il contrario. Ciao ciao!